Ricordiamo che la nazionale italiana è diretta da Dino Salvoldi, uno dei commissari tecnici più medagliati di tutto lo sport italiano. Sono 10 anni che veramente porta tantissime medaglie al settore femminile, quindi un grande commissario tecnico. E ancora immagini per le 7 che compongono il gruppo che sta facendo la corsa. Ora c'è un tratto in leggera discesa, le 7 sembrano aver trovato un buon accordo. Ora attenzione perché c'è un tentativo di allungo là davanti da parte, ci sembra proprio di una delle due italiane, Susanna Zorzi. Sì, dovrebbe trattarsi proprio di Susanna Zorzi, che dunque più o meno all'altezza dell'undicesimo chilometro allunga e tenta la fuga. E qui sta tentando proprio la fuga, dal momento che subito dopo la discesa ci sono 5 chilometri completamente pianeggianti adatti alle sue caratteristiche, quindi è una tattica importante questa del nostro commissario tecnico, perché così costringe le avversarie a tirare, ad inseguire, e la nostra ratto è protetta, quindi è sulle ruote e quindi si riposa un po'. Quindi una tattica studiata, Gigi? Studiata, sì, studiata. Non frutto dell'iniziativa isolata? Sì, non per niente, il nostro Dino Salvoldi è un luminare proprio come commissario tecnico, sa leggere molto bene la corsa. In questo, infatti si sta avverendo proprio questo, in questo momento l'atleta ucraina, la campionessa a cronometro, che sta cercando di prendere l'iniziativa, però la Zorzi in questo momento sta guadagnando metri su metri. È molto forte sul passo, quindi se le ragazze dietro si cureranno troppo ci proverà, poi è una molto tosta, tenace, quindi darà tutto il possibile per arrivare da sola. E è riuscita già ad accumulare un discreto vantaggio, diciamo tra i 10 e i 15 secondi, vantaggio che tra l'altro ci sembra di poter dire sta aumentando in queste fasi della corsa. Alle sue spalle non c'è troppa... Non c'è accordo, infatti sì, c'è la nostra Rossella Ratto è andata in testa per rallentare proprio il ritmo, non c'è in questo momento accordo tra le altre concorrenti, tocca a loro andare in testa a tirare. E allora vediamo se l'iniziativa della Zorzi, che sta prendendo sempre più corpo, vediamo, ora siamo a 10 km dalla conclusione. È un'iniziativa importante perché è riuscita veramente a questo punto a fare il vuoto alle sue spalle, e come vedete le 6 inseguitrici quasi non la vedono, e da questa immagine riusciamo a capire, quasi a toccare con mano, l'ampiezza del vantaggio che in poco più di un chilometro la Zorzi è riuscita a mettere tra sé e le altre 6. Ancora un tratto di pianura di circa 1500 metri, poi svolta al prossimo rondò, svolta a destra, e da lì comincia la salita. Lì penso che si deciderà il campionato mondiale juniores femminile. E in questo momento l'atleta che ho visto pedalare con brillantezza è la nostra Rossella Ratto, quindi sono molto fiducioso. La pedalata della Zorzi, Gigi, come Zorzi è fortissima sul passo, è una cronoman. Penso che possa accusare questa fatica in questo strappo di 3 km con punte del 9%, uno strappo adatto non alle sue caratteristiche. La Zorzi, come ricordava giustamente Giulia poco fa, ottima quinta nella cronometro dell'altro ieri. L'obiettivo era entrare tra le prime 10 e dunque direi che si è trattato di un risultato davvero importante. Sì, ha fatto anche quinta ai campionati del mondo ad Ankara, quindi sicuramente una grande campionessa sul passo. Agli europei ad Ankara? Sì, scusami, agli europei, quindi sia all'europeo che ai mondiali è arrivata quinta. Quindi dovranno stare attente, le auguriamo che questo tentativo vada a buon fine, ma anche se non fosse così sicuramente la sua azione è sicuramente importante per la sua compagna di squadra. E qui c'è un tentativo di scatto tra le 6 inseguitrici da parte della solita Solovey, che poi si volta a vedere gli esiti della sua iniziativa, poi rallenta, e tutto questo non fa altro che il gioco della fuggitiva, la nostra Zorzi. Sì, la Solovey è generosissima, perché l'ho vista spesso in testa sin dai primi giri, sta spendendo tantissime energie, comunque è veramente una grandissima atleta, una grandissima cronoman.
Ricordiamo e ribadiamo la composizione delle sei che inseguono la nostra Susanna Zorzi. Si tratta dell'altra italiana Rossella Ratto, della francese Pauline Ferrand-Prévot, della tedesca Sara Jena Hoffman, della ucraina Anna Solovey, dell'altra francese Alexia Muffat e della statunitense Corinne Rivera. A questo punto sono loro, insieme alla nostra Susanna Zorzi, a poter cominciare a toccare con mano l'eventualità di andare a conquistare il titolo iridato juniores. Adesso vediamo in testa la francese che ha preso, la francese Prévot che ha preso iniziativa, ma non c'è un inseguimento convinto. Adesso vediamo proprio come si comporterà. Ecco, svolta, subito inizia lo strappo fra un po', che porta proprio all'inizio di questa salita. Vediamo proprio la nostra Susanna Zorzi come si comporterà in questo strappo non adatto alle sue caratteristiche. Addirittura qui si sono fermate adesso, ecco, subito dopo questo rondò, svolta a destra, inizia la salita. 6 chilometri all'arrivo. Siamo a 6 chilometri dall'arrivo. C'è da dire che la Zorzi e le sei che inseguono continuano ad avere un gran bel vantaggio sul resto del gruppo, che ad oltre un minuto di ritardo, a 6 chilometri dall'arrivo, come dicevamo, tra la Zorzi e le sei inseguitrici dovrebbe, anche se il condizionale è d'obbligo, non è mai detta l'ultima nel ciclismo, dovrebbe uscire fuori la nuova campionessa del mondo. Tanto ancora telecamere sulle sei inseguitrici, molto più avanti la nostra rappresentante Susanna Zorzi. Adesso comunque vada Gigi, anche alla luce del quinto posto dell'altro giorno, questo è un mondiale in cui è stata assolutamente una grandissima prestazione, veramente sta correndo benissimo, ma ha corso bene finora tutta la nostra nazionale. Le altre ragazze si sono sacrificate nei primi giri per le due atlete più forti. Qui vedo la nostra Zorzi che sta pedalando con un rapporto un po' troppo duro, secondo me farebbe meglio a mettere un rapporto leggermente più agile, anche se siamo all'ultimo giro, qui sono quasi tutte le atlete un po' a riserva di carburante. Si volta a guardare, stanno guadagnando l'inseguitrice. Appare in difficoltà, anche abbastanza netta, la nostra rappresentante sente il momento difficile, si volta nervosamente per capire cosa accade alle sue spalle, e queste immagini sono abbastanza eloquenti sia per quanto riguarda la sua pedalata che per quel che concerne anche l'espressione del volto. Ci sembra in difficoltà. Sì, è una pedalata da passista, da cronoman, quale è, quindi comunque sta facendo una grandissima prestazione. Questo è stato un lavoro eccezionale che ha fatto, perché ha costretto le avversarie a condurre l'inseguimento, tutto a vantaggio della nostra Rossella Ratto. Si appesantisce ancora di più Fabrizio la pedalata. Rimane ancora lì davanti da sola, ma certo il distacco, ecco, questa è un'immagine che parla da sola, il distacco si va velocemente riducendo, sembra aver perso anche convinzione la Zorzi. Sì, in questo momento sta proprio aspettando che l'inseguitrice chiudono su di lei, si sta per avverrare questo, perché adesso la pedalata è veramente, ecco, qui ancora dovrebbe secondo me cambiare, mettere un rapporto più agile, magari il rapporto più agile che ha la scala che hanno è dal 14 al 25, mettere il 23 o 25, mentre sta pedalando col 19. Però bisogna sottolineare che già dai primi chilometri, insieme alle altre ragazze che poi si sono fermate o comunque sono rimaste attardate, la Trevisi, la Ronchi e la Gatto, le ragazze italiane sono sicuramente protagoniste, anche Susanna Zorzi sta sicuramente dando l'anima e darà una mano fondamentale a Rossella Ratto, che è la nostra punta unica, quindi per il finale, per come sta andando la gara. È proprio così, Giulia, hanno corso bene. Dunque la nazionale, quella italiana, che si conferma.